occasioni del titolare che si è parlato, quindi già anche da lunedì, al di là dell'autogol sfortunato che c'è sia stato, Brafed non ha fatto una partita, anzi secondo me ha sfornato un'ottima prestazione, una buona prestazione. Quindi il ballottaggio Pellegrini a Camanda, io penso che ritornerà dall'inizio Camanda, e a sinistra, se non guarirà Seferradu, ci sarà ancora una volta spazio per Brafed. Diciamo che a parte il match contro il Verona, non ci sono mai stati grossi episodi dove comunque la Lazio ha dovuto recriminare qualche assenza dei titolari come Basta o come altri. Quindi Camanda stava facendo bene fino a quel momento, adesso ha dovuto saltare Cagliari per via della squalifica. Io penso che comunque Camanda meriti di ritornare titolare, perché comunque in quest'ultimo mese ha giocato molto molto bene. Il resto comunque sappiamo che non abbiamo più di tante scelte, nel senso che il reparto centrale vedrà ancora una volta partire Stefan De Vrij titolare, a fianco presumo ancora Siani, che comunque in questo ultimo mese anche lui fa parte, secondo me, della schiera di giocatori come Calanda e Brafede, che non nessuno dava mi dava comunque, ci scommetteva sopra, eppure stanno regalando alla Lazio punti importanti per la lotta all'Europa. Sul centrocampo, ogni volta che comunque la Lazio è andata a toccare quel reparto, ha sempre rischiato di steccare, quindi io non lo andrei a toccare più di tanto, però a dire il vero è l'ultimo match prima di una sosta, dove poi avremo le possibilità di ricaricare le batterie e affrontare al meglio la Juve. Io a dire il vero loro lascerei il trio Parolo, Biglia e Lulic, però in questa squadra per l'ennesima volta si è verificato, magari ripeto sono sempre coincidenze di episodi, però si è verificato quello che vado dicendo purtroppo da un po' di tempo, in questa squadra ha bisogno di Stefano Mauri, e a dire il vero è rientrato con un gol, quindi secondo me il mister deve continuare a dare ancora possibilità a Mauri, perché comunque è quel tassello che dà quell'equilibrio a questa squadra tra centrocampo e attacco che fino ad ora gli ha permesso di mettere punti su punti per questa lotta in corsa per l'Europa. Esatto, perché anch'io noto che Mauri dà una marcia in più alla Lazio rispetto a un Felipe Anderson, un Onazi. Secondo me Mauri è un tassello molto importante per questa squadra. È importantissimo, no? Io continuo comunque a non spiegarmi, nel senso che comunque sai, fino a qualche anno fa ero dell'idea che secondo me Stefano Mauri era uno dei migliori centrocampisti che c'erano nel campionato italiano, uno dei migliori centrocampisti italiani, purtroppo non giocando né con Juve né con Milan né con Inter, e io metto anche la Roma, e non gli è mai stata concessa la possibilità di vestire in maniera stabile la maglia della nazionale, quando per me lo meritava, e adesso che passano gli anni, chiaramente Stefano Mauri oltretutto ha avuto anche 2 anni di stop tra varie squalifiche, quindi è un giocatore che da un anno e mezzo rientra a pieno regime, però stando fermo quasi 2 anni. Quindi diciamo che siamo nel declino della carriera di Stefano Mauri, ma nonostante ciò lui comunque dimostra domenica dopo domenica che è un valore aggiunto a questa Lazio, quindi magari da inizio stagione non si pensava che potesse ritagliarsi il suo spazio, invece sta dimostrando, nonostante l'età che avanzi, che comunque merita ancora spazio, perché comunque permette alla Lazio di fare, diciamo, bene del leggero salto di qualità a questa squadra. Senti Marco, io ti faccio l'ultima domanda, insomma, prima di questa partita importante, perché comunque non è da sottovalutare contro l'Empoli, ma tu temi quindi questo Empoli? Cioè, come pensi che possa giocare? Magari la Lazio può approcciare la partita in maniera offensiva, oppure magari puntare sulle ripartenze? Come la vedi tu questa partita in chiave tecnica?
Una bella domanda, Fede. Io ti dico la verità, anche col Cagliari mi aspettavo un atteggiamento leggermente diverso, perché comunque avevo il timore che giocando contro una squadra di Zeman si rischiasse a continuare su questa mentalità offensiva. Il mister ci crede, il mister continua a crederci e i risultati gli danno ragione, quindi io ormai inizio a pensare anche che lui continuerà, nonostante ci possano essere partite più delicate o più difficili in base all'avversario, continuerà su questa impronta di gioco, su questa impronta di mentalità che ha stabilito da questi due mesi, dal suo approdo a Roma, a dire la verità. Quindi secondo me la Lazio continuerà con la sua idea di calcio, la sua identità, che è quella di andare ad attaccare e di difendersi attaccando l'avversario. Quindi io penso che anche ad Empoli non ci saranno novità in tal senso, anche perché comunque fino ad ora la Lazio non ha mai sofferto l'avversario e comunque la classifica parla chiaro, perché facendo così la Lazio ha conquistato addirittura un terzo posto a pari merito con la Samp. Quindi mi aspetto una Lazio che andrà comunque a Empoli per fare la sua solita partita con il suo solito ritmo e la sua solita aggressività. Però spero che il mister si accorga anche che in certe situazioni bisognerebbe essere un attimino un pochino più accorti, perché magari si rischia parecchio, specie in un campionato quello di Serie A. Quindi se magari la Lazio capisse e vedesse che comunque non riesce a tenere, sai qual è il problema? Che questo è un gioco dispendioso sia a livello fisico che mentale, quindi per forza di cose poi alla fine ti ritrovi in un calo che poi non tutti gli avversari magari sono scaltri nell'approfittarne, però il Cagliari ci stava per riuscire. Quindi spero che comunque nella fase in cui la Lazio si accorgerà di avere una genere flessione, ripeto, anche solo mentale, non è detto che debba essere per forza fisica, riesca a gestire il risultato. Ecco il miglioramento che io vorrei. E la cosa che io vorrei dalla mia Lazio nelle prossime gare è la gestione un pochino più ragionata del pallone, della partita e del risultato. Certo, va bene Marco, sei stato chiarissimo su tutto, penso che se Moro non ha altre domande... No, posto così anch'io... Ti possiamo lasciare insomma la serata del venerdì sera, insomma sappiamo sempre i tuoi impegni, sei impegnatissimo, quindi... Questo Friday night... No, guarda, l'età avanza anche per me, quindi inizio sempre a fare cose un pochino più, tranquille, lasciami il termine, lo so che venerdì sera è una serata un po' particolare un po' per tutti, però mi accontento di una cena tra amici quando si mangia, però sempre dicevo anche a Valerio l'altra volta, quando si mangia è sempre una vittoria, dai. Sì, quello sì. Va bene, io a tempo ho fatto quello che dovevo fare, quindi adesso sono una cosa un po' più tranquilla, non so voi. Siamo in due, quindi pure Moro, pure siamo in tre, siamo tutti qua sulla stessa barca, quindi vai tranquillo. Va bene ragazzi, alla prossima allora, grazie ancora. Grazie ancora a voi, è stato un piacere intervenire nel vostro spazio. Ciao Marco, buon weekend. Ciao, buona serata. Ciao. Beh, grande, dai, sempre Marco. Sempre un grande, sì, direttamente dalla nostra programmazione di Radio Roma Futura, del nido delle aquile. E, insomma, è stato toccato un argomento delicato, perché poi ci sarà Lazio-Juve. Tu pure sei un diretto interessato, che tanto ormai nessuno sa che tifi Roma, e quindi... Sì, dopo la sosta con magari la Lazio può dare una mano ai cugini in questo caso, chissà se proprio ci sarà come la famosa partita Ma guarda, sono abbastanza resti a farci favori del genere, tu sei interista, ricorderai la partita Lazio-Inter, oh no, con lo striscione, esatto, oh no. Però adesso che inizio il campionato la Lazio comunque è lanciata, i punti servono, chissà, magari si strappa un pareggio. Magari per i tifosi della Roma, per i tifosi della Juve magari potrebbe essere un po' un problema, però insomma chissà che magari
insomma, arrivi anche un bel pareggio. Intanto è stata messa la musichetta di sottofondo. Già c'era? Sì, 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 l'ho messa in cuffia. Perché noi sentiamo, ma non sentiamo, perché a volte per sentire... telefonico può dar fastidio, quindi eccezionale, ce la escludiamo dalle cuffie perché noi abbiamo i mezzi qua, un mixer fatto bene, quindi i grandi strumenti di Villa Gordiani, Radio Roma Futura. Esatto, esatto, va bene. Allora, intanto per cominciare abbiamo iniziato la trasmissione con questo bel collegamento telefonico. Sono le 8:15 e abbiamo iniziato un quarto d'ora 20 minuti fa, dovevamo iniziare alle 19:30, però ripeto, siamo in onda su Radio Roma Futura e io direi lanciamo la prima pausa musicale, però certo, poi dopo iniziamo tutta l'argomentazione, proprio l'argomento preciso che è tutta la Serie A e più i campionati europei e sì, le partite live di questa sera che annunciamo dopo lo spazio musicale. E c'è anche da sentire l'altra sponda del Tevere, come dice il nostro Maxi. Assolutamente, c'è un collegamento telefonico con Valerio Valeri, se non, esatto, se non erro, dopo le ore 20:30 e quindi insomma diamo appuntamento dopo questa pausa di che ci fai sentire? FIFA 98, che ci piace tanto. Ah, sicuramente la conoscerai, bellissima. Ecco che te la metto. E vai, senti qua che roba. Mi ricordo quando giocavo, era d'estate, proprio alla PlayStation 1. Bellissimo, FIFA 98. Originale, eh. Originale, Bene, bene, ci sentiamo dopo. Questa era FIFA 98 e noi se volevamo farci una bella partitina, che bei tempi. Bello, che bei tempi. Un po' di Amarcord, quando davvero FIFA, c'era solamente FIFA. C'era solamente FIFA e insomma adesso invece c'è più di FIFA, basta, non diciamo altro. Argomentone di Martellina Leoni. Intanto infatti ringraziamo gli ascoltatori di Un Martedì da Leoni, perché roba da capogiro. Esatto. Hanno... Diciamo le cifre, ma penso che comunque... Cioè, sono più di 200 ascoltatori, 240 ascolti, una cosa mai vista. Io sono senza parole, insomma. Grazie, grazie e grazie. Tre volte grazie. Sì, grazie, davvero grazie. Senti, guardavo totalmente Martina Leoni, che sì, abbiamo cominciato questa stagione con 3 episodi. Prima, l'anno scorso, eravamo sempre noi del Borussia, eravamo 6 ascolti, abbiamo fatto chiamato 5 contro 5. Totale siamo quasi a 1000 visualizzazioni. Mamma mia. Ma torniamo sul nostro club di football. E questo è l'ultimo rush prima della pausa con le nazionali.
dove le nazionali si giocano tante squadre nella fetta di qualificazione. È vero, quindi ci sarà anche questa